Va bene. Dunque, oggi iniziamo, diciamo, un argomento che ci terrà occupati per un po' di tempo, non tanto perché sia esteso in termini di teoria, perché ce la caveremo abbastanza in fretta, ma perché ci richiederà un certo un buon numero di esercizi per riuscire a interiorizzarlo, a comprenderlo un po' bene, riuscire a gestirlo bene, no? Quindi spero che nella pausa abbiate preso un caffè bello forte, perché adesso mi servite belli svegli, più che altro, no? Perché stiamo introducendo dei concetti che a prima vista sono un pochino strampalati, ostici e richiedono un attimo per essere digeriti. Allora, però, diciamo, questo tema della ricorsione è poi fondante, fondamentale per tutto ciò che ha a che vedere con gli algoritmi più complessi di ricerca e di ottimizzazione. Allora, l'idea qual è? L'idea è quella di trovare uno, un metodo, no, algoritmico per riuscire a affrontare e risolvere problemi di grandi dimensioni, problemi anche complessi, no? Ricercare una soluzione possibile in un insieme di molto ampio di possibili soluzioni, no? Ad esempio, quindi trovare il percorso di minimo costo che tocca un insieme di città, oppure trovare, che ne so, una parola il cui anagramma abbia determinate lettere, no? Trovare qualcosa all'interno di un mare di possibilità molto ampio, e questo ci richiede due cose. Prima di tutto essere in grado di esplorare tutte le possibilità. C'è un modo molto semplice di dire: ok, io devo trovare un percorso che minimizzi un certo costo, che tocchi un certo numero di città, che è uno dei problemi, il famoso problema del commesso viaggiatore, no? Che poi proveremo anche ad affrontare, dal punto di vista algoritmico, chiaramente. Uno potrebbe dire: vabbè, io faccio tutti i possibili percorsi per numerazione, e trovo quello più breve. Ma anche solo il creare tutti i possibili percorsi non è un'operazione banale. Cioè, come faccio a livello di codice, no? A enumerare tutte le possibilità? Quindi ci servono delle tecniche, no, di programmazione che ci aiutino proprio a esplorare uno spazio di possibilità, enumerare le possibili soluzioni. E questo può essere fatto con una tecnica, diciamo, tutto sommato non è l'unica tecnica, ma è quella più semplice, all'inizio è un po' strana, ma poi in realtà è la più naturale, che è quella di cercare di prendere un problema, ad esempio trovare tutte le soluzioni, tutti i percorsi, e dividerlo in più sottoproblemi. E poi cercare di conquistare, no, divide et impera, conquistare separatamente ciascuno di questi sottoproblemi. Quindi se il mio problema era troviamo tutti i cammini che tocchino 10 città, io potrei dire: senti, cominciamo a trovare tutti i cammini che tocchino Torino, partono Torino e tocchino le altre 9 città. E quindi comincio a fissare una parte della soluzione e dire: vabbè, io tutti non li so fare, ma comincio a far finta di conoscere la prima città, il primo punto. Allora, quello che mi rimane chiaramente sarà generare poi tutti i cammini con 9. Ma comunque sono passato da un problema che richiedeva di trovare i cammini da 10 a un problema più piccolo che richiede semplicemente di trovare dei percorsi da 9. Questo qua sarà il passo concettuale un pochino più complesso, no, dell'impostazione dell'algoritmo. Per quello ci prendiamo un po' di calma, un po' di esercizi per poterlo fare. Questo si basa, riuscire a fare questo, si basa molto spesso, non è obbligatorio, ma è il modo più sintetico, sulla ricorsione. Cosa si intende come ricorsione? Io chiamo ricorsivo un metodo Java, una funzione, una procedura, dipende, ogni linguaggio di programmazione chiama le cose in modo diverso, ma alla fine in Java si chiamano metodi. Un metodo è ricorsivo se dentro il corpo dell'implementazione di quel metodo c'è una chiamata al metodo stesso, c'è una funzione che richiama se stessa. Dentro lo svolgimento della funzione richiamo me stesso.
direttamente o indirettamente, nel senso che nel corpo del metodo potrebbe esserci la chiamata al metodo stesso, oppure la chiamata a un altro metodo, che ne chiama un altro, che ne chiama un altro, ma che poi alla fine torna a chiamare lui stesso. Quindi potrebbe anche non essere evidente dal codice l'esistenza della ricorsione, ma esserci, diciamo, in modo transitivo, in modo indiretto. E quindi l'algoritmo è un po' come questa immagine in cui c'è il tizio che contiene un televisore, che contiene il tizio, che contiene un televisore, che contiene il tizio, e così via, all'infinito, no? I giochi di specchi e cose di questo genere. Chiaramente questi sono esempi malati di ricorsione, perché per come sono disegnati ci danno l'idea di andare avanti all'infinito. Invece noi ovviamente vogliamo avere un algoritmo che sia finito, che mi ci porti a un certo punto a una soluzione. Il classico esempio che si fa sulla ricorsione, per vedere che in realtà è una cosa che già conosciamo, però è un esempio poco formativo, ma accenniamo solamente, è quello, ad esempio, della definizione di fattoriale. Quando noi definiamo il fattoriale, uno dei modi per definirlo è quello di dire il fattoriale di n, per definizione, è uguale al fattoriale di n-1 moltiplicato per n stesso. E quindi abbiamo ribaltato la soluzione di un problema di dimensione n, chiamiamolo problema, calcolo del fattoriale, l'abbiamo ribaltato nella conoscenza della soluzione di un problema di dimensione n-1. Quindi io sto dicendo, guarda, io il problema di dimensione n non lo so risolvere, ma se tu mi risolvi quello di dimensione n-1, allora lo so risolvere, perché basta moltiplicare per n. Eh? Quindi io passo la palla a qualcun altro, senti, il fattoriale di 10 non lo so, però se tu mi dici il fattoriale di 9, allora lo so. Il trucco della ricorsione è quando dico tu mi dici il fattoriale di 9, questo tu sono sempre io, ce lo chiedo sempre a me stesso. Però un attimo, quando sono, diciamo così, nel secondo passaggio, mi dimentico di cosa ho fatto nel primo passaggio, allora mi sveglio al mattino e dico, oh guarda, mi hanno chiesto di calcolare il fattoriale di 9. Io non lo so come si fa, però se tu mi calcoli il fattoriale di 8, poi alla fine lo so fare. E questo tu, sono sempre di nuovo io. Che a un certo punto si sveglia e gli dice, ah, mi hanno chiesto di calcolare il fattoriale di 8. Se tu mi calcoli quello di 7, io poi allora calcolo il risultato, e così via. No, quindi è un gioco di rimbalzare su se stessi, ma su copie di se stessi, diciamo su cloni di se stesso, lo chiameremo su livelli di ricorsione successivi, la stessa funzione la chiamiamo ogni volta con un problemino un pochino più piccolo, perché vedete che nella successione di chiamate che abbiamo descritto, ogni volta il valore di n è un pochino più piccolo. Fino a quando a un certo punto uno dei tanti cloni miei si vede ricevere la richiesta di calcolare il fattoriale di 0. E lui dice, beh, questo è facile, fa 1. Ok? E infatti nella definizione diciamo, guarda, normalmente per calcolare il fattoriale di n devi conoscere qualcuno che sappia calcolare il fattoriale di n-1. E se non lo conosci puoi fare finta di essere tu e riapplicare la stessa regola. Ma a un certo punto, se invece trovi 0 come valore di n, sai che per definizione il valore è 1. Quindi ogni ricorsione si basa su due metà. Una è la regola di ricorsione in senso stretto, cioè come passo da un problema a un problema più piccolo. Due, una condizione di terminazione, cioè a un certo punto questa ricorsione non può, non deve andare avanti all'infinito. Devo capire quando fermarmi e quando è che mi fermo. Beh, quando il problema da risolvere è banale, è semplice e non ho più bisogno di delegarlo a un tu successivo che mi risolva qualcosa. Poi in realtà c'è un terzo ingrediente, che è questo pezzo qua, n per. Cioè una volta che io ho la soluzione dell'8 fattoriale, devo moltiplicarlo per 9. E quindi rimetto insieme i pezzi dalle soluzioni parziali che via sono state calcolate per ottenere le soluzioni ai problemi più grandi. Quindi io ho un problema, lo divido in parti più piccole, chiedo a qualcun altro di risolvere ciascuna di queste parti piccole, quando l'ho risolto so come rimettere insieme la soluzione del problema più piccolo in modo da avere la soluzione del problema più grande. In questo caso è semplicemente moltiplico per n.
il meccanismo di delegare a qualcuno che risolve il problema più piccolo, semplicemente a livello di codice io definisco questa funzione fattoriale ricorsivo che all'interno del suo corpo controlla se sono nel caso terminale, se n è uguale a 0, il risultato fa già 1. Se non sono nel caso terminale, allora chiedo aiuto a un'altra funzione, che guarda caso sono sempre io, di calcolare il fattoriale di n-1. E poi, quando questa avrà finito, io saprò che il mio risultato non è altro che il risultato del livello inferiore per n. Quindi qua compare dentro il corpo di una funzione la chiamata alla funzione stessa. Se non facciamo attenzione, ovviamente entriamo in un ciclo infinito di chiamate, fino a quando Java non ci dà stack overflow error, perché il numero di chiamate, la memoria occupata dalle chiamate in successione è eccessiva. Ok? Però questo è un esempio un po' quasi artificiale, no? Ci aiuta perché il problema è molto semplice, quindi a capire il meccanismo, ma noi fattoriale non lo calcoleremo mai così, nel senso che ci mettiamo a fare la produttoria, è semplicemente un ciclo for in cui facciamo le moltiplicazioni. Però ci sono altri problemi più complessi che in cui effettivamente la soluzione semplice col ciclo for non emerge, non esiste, quindi siamo obbligati a decomporli in questo modo. Okay? Quindi dobbiamo trovare un problema che si possa dividere in sottoproblemi e, facendo finta di saper risolvere i sottoproblemi, so ricombinare le soluzioni parziali in una soluzione complessiva al problema originario. Quindi prendo, divido, risolvo i sottoproblemi e ricombino. Risolvo i sottoproblemi significa clono me stesso e chiedo a questa copia clonata, a una chiamata successiva della funzione, di risolverlo. Ogni livello di funzione, ogni livello di ricorsione, si fida che chi lavora a livello sotto di sé sappia risolvere il problema più piccolo. Poi questo non lo sa risolvere, a sua volta si fiderà di qualcuno che risolverà il problema ancora più piccolo. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare mentale è di riuscire a lavorare a un livello di ricorsione cercando di separarci dai livelli che stanno sopra e sotto, perché altrimenti no, non riusciamo a tenere a mente esattamente cosa stanno facendo tutti. Vabbè, qui ci sono un po' di formalismi, ma non ci servono, non li utilizziamo. No? Questi metodi di esplorazione alla fine si basano su metodi combinatori, cioè tipicamente devo provare a costruire tutte le possibili sequenze, tutte le possibili combinazioni, tutte le possibili permutazioni di parti della soluzione in modo da comporre la soluzione complessiva. A livello di pseudocodice, tutti questi ragionamenti li potremmo riassumere in questa slide. Questa procedura risolvi ricorsiva riceve un problema, e quindi l'implementazione di questa procedura a un certo punto dice: io ho un problema, lo devo dividere in una serie di sottoproblemi. Nel caso del fattoriale, ogni problema veniva suddiviso solo in un sottoproblema, n-1. Poi questo sottoproblema a sua volta veniva diviso generava un sottoproblema e così via. Ma in realtà, no, in altri casi potremmo dividere un problema in più sottoproblemi, un numero maggiore di sottoproblemi, ad esempio 2. Se io volessi sapere in quest'aula chi tra voi, che ne so, diciamo una banalità, è più alto, altezza, come potrei fare? Allora, è un problema che a colpo d'occhio non è che riesco a risolvere. Sì, potrei metterlo in fila. Ma... allora, visto che è un problema un po' complicato, posso pensare di dividerlo in 2. Allora, cerchiamo di capire chi è la persona più alta della metà sinistra dell'aula, qual è la persona più alta della metà destra dell'aula, li faccio venire qua e li confronto. Quindi ho diviso il problema in 2 sottoproblemi identici a quello di partenza, e questa è la cosa importante, e una volta che ho le soluzioni di 2 sottoproblemi diventa banale trovare la soluzione al problema complessivo. E quindi chiederò a me stesso: senti, dimmi chi è la persona più alta della metà sinistra dell'aula. E di nuovo però non è una cosa che risolvo a colpo d'occhio.
Allora, di questa metà sinistra dell'aula posso pensare di dividerla le file davanti e le file dietro. E quindi avrò due sottoproblemi di nuovo, identici a quello di partenza, ma più piccoli di dimensione dimezzata. Una volta che avrò la soluzione di questi due sottoproblemi, quindi la persona più alta del blocco anteriore, la persona più alta del blocco posteriore dell'aula, anche se non sono esattamente dimensioni identiche, no? Dietro c'è un po' meno persone rispetto ad avanti, ma fa lo stesso, funziona. Trovo queste due persone, le confronto e quella il problema, cioè l'aula. E poi è chiaro che la cosa poi si ripete, perché se prendo la metà anteriore della parte sinistra dell'aula, a sua volta dovrò chiedermi qual è la persona più alta, boh, lo divido a metà. E vado avanti così, a metà, in quattro, dipende un po' qual è, come mi è più comodo dividerla. A un certo punto, a furia di dividi e dividi, mi troverò una parte dell'aula con i banchi solo vuoti, e quello è un problema che non mi dà soluzioni, una parte di problema da cui non viene generata una soluzione. Mi troverò una parte di aula ritagliandola dove c'è una persona sola, tipo lui qua, e allora ovviamente è lui la soluzione alla sua parte di sottoproblema, che poi andrà combinato col blocco vicino, col blocco a fianco, eccetera, eccetera. Oppure mi troverò magari una porzione di aula in cui ci sono due persone sole, e allora faccio confronto diretto. Quindi ho una molteplicità di modi in cui dividere il problema. Comunque io divido in due, in quattro, in sette parti, alla fine per ogni sottoproblema avrò una sottosoluzione e nel mio caso devo combinare le sottosoluzioni prendendo il maggiore. E questa è la soluzione al mio problema, ma la stessa identica procedura, abbiamo visto, la replichiamo ai livelli inferiori. Con l'accortezza che, dove è andato, aggiungo un pezzo, che io dovrò fare attenzione a fermarmi a un certo punto. Quindi questa parte gialla era quella della slide precedente, l'ho copiata esattamente uguale, ma ci ho messo davanti un controllo che dice, attenzione, nel caso in cui siamo in un caso terminale, cioè quando la soluzione del problema è, io ho detto banale, trivial, si vede da sé, cioè nel mio esempio o non c'è nessuno, o c'è una persona, o ce ne sono solamente due, a questo punto non serve più andare a decomporre il problema in altri più semplici, perché sono già nel caso di un problema semplice. E allora risolvo lo risolvo al volo, a occhio, in modo banale, no? In modo ovvio. Allora, a un certo punto, finalmente la soluzione viene calcolata qui. Questo è l'unico punto in cui calcolo davvero qualcosa. Poi questo risultato qua ritorna dove? Ritornerà qua, del livello precedente. E è una delle sottosoluzioni del livello precedente, che poi vengono combinate a costituire una soluzione che ritornerà come sottosoluzione del livello precedente ancora e così via a risalire. Combinando le varie sottosoluzioni che ho trovato, troverò la soluzione generale al problema. Questo è lo schema comune a tutte le procedure ricorsive. Semplificato all'osso, ma alla fine abbiamo degli elementi colorati che sono da dividere, ricombinare, risolvere e trovare i casi terminali. Una volta che abbiamo risolto questi quattro casi, possiamo affrontare qualunque tipo di algoritmo ricorsivo, sono tutte varianti su questo tema generale, ok? Poi ovviamente per vederlo dobbiamo vederlo su problemi specifici, su esempi specifici. Vabbè, questo è un altro modo di... Allora, proviamo a cominciare a ragionarci in pratica su alcuni esempi. Allora, questi esempi, per ogni esempio, no, cerchiamo di rispondere un po' a queste domande che sono quelle che ci aiutano a impostare la soluzione.
E prima di farlo magari prendiamo un problema ricorsivo semplice, se non sbaglio ce l'ho davanti qua, e poi ci applichiamo il metodo che è descritto nelle slide precedenti. La generazione di anagrammi. Okay? Data una parola, genero tutti i possibili anagrammi senza andare a controllare che stiano veramente nel dizionario, potrei farlo, tutte le possibili permutazioni di lettere di questi anagrammi. Ok? Allora, questo già di per sé, adesso dog è una parola di 3 lettere, gli anagrammi sono 6, le permutazioni sono 6, ma se avessimo già una parola di 10 lettere, provate un po' a pensare come impostare senza la ricorsione un programma che generi tutte le permutazioni di una parola di 10 lettere. Non mi viene in mente come. Sì, dice, ma faccio 10 cicli for annidati uno dentro l'altro. Sì, ma però 10 cicli for funzionano solo con parole da 10 lettere. Se avesse 11, cioè non posso avere una variante del programma per ogni dimensione. Mi serve una soluzione un pochino più generale, perché il problema è un pochino più complicato di quelli che conoscete. Allora proviamo a applicare l'idea della ricorsione. Possiamo provare a dire, possiamo provare a dire questo, io ho una parola, facciamola di 4 lettere, ok? E chiamiamola ABCD. E vogliamo anagrammare questa parola. Allora, come lo posso fare? Beh, io posso provare a dire, guarda, i possibili anagrammi di questa parola sono le parole che iniziano con A e poi contengono 3 lettere che sono l'anagramma di BCD, oppure le parole che iniziano con B seguite da 3 lettere che sono l'anagramma di ACD, i possibili anagrammi di ACD, oppure posso iniziare con C seguito da 3 lettere che saranno l'anagramma di ABD, oppure D seguito da 3 lettere che dovranno essere l'anagramma di ABC. Quindi io avevo un problema che diceva calcolami l'anagramma di ABCD. Io lo divido in 4 sottoproblemi. Quattro sottoproblemi più facili. Perché sono 4 sottoproblemi di cui ti dico, guarda, uno dei possibili anagrammi, qui la soluzione qual è? Non c'è una soluzione, la soluzione è l'elenco di tutti gli anagrammi. Ok? Quindi tutte le possibili soluzioni che trovo sono valide. Mi sono ricondotto da un problema che dice trovami l'anagramma di una parola di 4 lettere, ha un problema in cui devo ripetutamente più volte, vabbè ma non mi importa che lo devo fare più volte, ma risolve un problema in cui devo anagrammare una parola di 3 lettere. E quindi è un problema più semplice, più piccolo da risolvere. Una volta che io abbia trovato tutti gli anagrammi del primo blocco, avrò un sottoinsieme di tutti gli anagrammi generali, basta che ci metta davanti la A. E così via. Poi avrò tutti gli anagrammi di questi qui, che saranno parole di 3 lettere, alle quali metto davanti la B e ottengo gli anagrammi di partenza, della parola di partenza. Però io, ovviamente, qua, per fare questa operazione, proviamo a esplodere il terzo caso, devo trovare gli anagrammi di ABT. E gli anagrammi di ABD saranno tutte le parole che iniziano con A e sono seguite da 2 lettere che sono l'anagramma di BD, tutte le parole che iniziano con B e sono seguite da 2 lettere che saranno l'anagramma della parola delle lettere A e D, e tutte le
parole che iniziano con D seguite da due lettere che saranno un anagramma della parola AD, AB. Di nuovo sono sceso, ho applicato lo stesso metodo di decomposizione, questa volta ho decomposto in tre anziché in quattro sottoproblemi, perché la mia parola aveva solamente tre lettere, e ciascun sottoproblema avrà una dimensione, questa volta 2. Man mano che vado avanti, sto costruendo una sorta di soluzione parziale. Cioè io all'inizio, quando sono qui, mi dicono qual è la possibile anagramma, boh, non lo so. A questo punto te lo so dire, seguiamo questo cammino. Qui è C qualcosa. Vado avanti di un livello ancora? Se arrivo qua, la soluzione possibile è CD qualcosa. Cioè man mano che io scendo via via verso i sottoproblemi, ogni sottoproblema avrà già una parte fissa che è, la possiamo chiamare, una soluzione parziale al mio problema. Quando io arriverò al fondo della ricorsione avrò una soluzione completa. Il caso terminale è il caso in cui ho effettivamente la soluzione al problema. Ok? Quindi il ragionamento che dobbiamo fare è fare tanti passaggi di decomposizione e in ciascun passaggio costruisco un pezzo della soluzione complessiva. Quindi ad ogni livello della ricorsione io arrivo con una soluzione parziale e ci devo aggiungere un pezzo. Cos'è nel mio caso, in questo esempio, la soluzione parziale? La soluzione parziale è composta da una serie di lettere già decise, che ne so, A, B, e una serie di lettere ancora da decidere. Ad ogni livello della ricorsione aggiungerò una lettera in più tra quelle già decise. Quindi man mano che vado avanti nel livello della ricorsione aggiungo, scopro o decido, provo a decidere nuove lettere. Quindi questo lo possiamo chiamare livello 0 della ricorsione, perché non ho ancora deciso niente. Questo possiamo chiamarlo livello 1 della ricorsione, perché abbiamo già deciso una lettera. Questo lo possiamo chiamare livello 2 della ricorsione. Quindi abbiamo questo concetto di livello che ci dice quanto siamo andati in profondità con le deleghe al nostro clone o la divisione dell'aula. Ad ogni livello di profondità sappiamo già quale parte della soluzione è nota e quale parte è ancora da costruire. Ma la cosa importante è che ogni livello della ricorsione si deve occupare solo di un pezzettino del lavoro. Cioè ad esempio questo livello di, a livello di ricorsione 1, come faccio a tornare a capo? A livello di ricorsione 1 il mio focus è qua. Cioè che cosa ci metto nella prossima casella? E questo lo chiederò a livello di ricorsione 2. Ci metto un A, ci metto B, ci metto D. A livello di ricorsione 0 io farò delle chiamate ricorsive per decidere cosa mettere nella prima posizione. A, B, C, D, eccetera. Questo è un gioco di prova, prova, riprova, fai tanti tentativi diversi. Proviamo a mettere nella prima posizione un A. Ok, vediamo cosa succede. Proviamo a metterla e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, lo fa la ricorsione di livello 1. Proviamo adesso a mettere una B e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, mi arriva una B e allora io dirò ok, ho una B, provo a metterci dopo una B, provo a metterci una A e vedo cosa succede.
ho già una B, provo a metterci una C e vedo cosa succede. Quindi se la mia soluzione, e quindi il passo forse più complesso, ma poi alla fine dopo un po' ci abituiamo perché gli schemi sono sempre gli stessi, io devo vedermi la soluzione come una struttura dati, in questo caso una semplice matrice, una semplice lista di 4 elementi, una stringa di 4 caratteri, vedetela come volete, che inizia vuota e devo trovare un modo incrementale, ma regolare, metodico, di riempirla. Ad ogni passo faccio un passettino, un carattere in più. Quindi dico, se questa è la mia soluzione parziale, al livello 0 dovrò ragionare su che cosa mettere nella posizione 0. E poi vedo cosa succede. A livello 1 ragionerò su che cosa mettere nella posizione 1 della stringa. Perché la posizione 0 l'ho già fissata a livello 0. La difficoltà nel figurarsi che cosa succede è provate a mettervi in un livello intermedio come il livello 1. Provate a mettere in un livello intermedio come livello 1, qualcuno sopra di voi ha già deciso cose che non vi interessano, qualcuno sotto di voi farà cose che non vi interessano e voi vi dovete focalizzare, siete lì, una fetta del sandwich che si deve concentrare solo su quella posizione lì con le informazioni che ha a disposizione. Proviamo a tradurre questa cosa in codice? Allora, con questo esempio, un pochino possiamo dare un significato a queste parole. Cosa mi rappresenta il livello? Come è fatta una soluzione parziale e come deve essere fatta la soluzione totale? Nell'esempio della Grammy abbiamo scelto questa possibilità, questa impostazione. Un altro esempio, e dovremmo partire da qua. Sappiamo che dobbiamo costruire in modo incrementale un pezzo per volta, un livello per volta, una soluzione, come la impostiamo? Generare tutte le possibili soluzioni significa che devo riuscire a generare tutte le soluzioni possibili, potenziali. Io non so se è una soluzione fino a quando non arrivo in fondo al caso terminale di un livello n più unesimo conoscendo la soluzione parziale, no, del livello presente, e prima o poi troverò un caso terminale. Cioè questa sequenza di chiamate a panino, a sandwich, ha un inizio e una fine. Quindi devo capire qual è la condizione di fine, quando mi posso fermare, nel nostro caso quando rimane solo più una lettera. Quando una lettera sola non si può più anagrammare, quella è. E anche come inizio. All'inizio come comincio? Comincio con la stringa vuota. Con una soluzione parziale vuota. Quindi ho questi due estremi, e che sono domande separate da farmi. Quella più importante è come genero il livello n più 1 dal livello n. E a questo punto poi dopo mi chiedo come termino la ricorsione e come la avvio, come la termino a livello finale e come la avvio a livello 0. E questo ci farà decidere come fare a livello di codice. Parlando di codice, io ho creato un progetto che si chiama ricorsione, dentro ci facciamo una classe che chiamiamo anagrammi e vediamo cosa riusciamo a fare. Anagrammi, ci mettiamo un main di prova. E proviamo a costruire una funzione che calcoli e stampi tutti i possibili anagrammi, ok? Facciamola facile, li stampa semplicemente, quindi non deve restituire nulla. Se dovesse restituire, dovrebbe restituire una lista di stringhe, ma questo lo facciamo come secondo passaggio. Al primo passaggio semplicemente chiamiamo questa funzione anagramma che riceve una stringa da anagrammare.
Quindi questa funzione riceve una stringa e stampa tutti i suoi anagrammi. Questa non è ancora una procedura ricorsiva. Questo è il compito che dobbiamo risolvere, che si baserà su una procedura ricorsiva. La procedura ricorsiva, per poter lavorare, non gli basta solamente sapere qual è il problema, la consegna, diciamo così, del problema generale da risolvere. Deve avere qualche informazione in più. Guardiamo il disegno. Se io sono a livello 1, quali informazioni mi servono per poter lavorare? Ecco, mi servono almeno 3 informazioni separate. La soluzione parziale, cioè il pezzo di stringa già deciso, il livello a cui mi trovo, 1, e le lettere che sono rimaste ancora da assegnare. Giusto? Quindi normalmente la procedura ricorsiva ha bisogno sì di conoscere il problema, ma anche di un po' di informazioni per sapere a che punto è nello svolgimento del problema. Allora in questi casi avremo quasi sempre bisogno di una coppia di funzioni, la seconda la possiamo fare privata, che è quella veramente ricorsiva. Come dicevo, per poter lavorare deve avere la soluzione parziale, usiamo stringhe per facilità, il livello a cui sono arrivato e le lettere mancanti, ancora da sistemare. Come lo possiamo chiamare? Una stringa? Mancanti? Libere? Rimanenti? Rimanenti. Questa è la procedura che implementerà il codice del nostro disegnino. Io ho in ingresso, ricevo in ingresso una stringa parziale che è una parte, una soluzione parziale iniziale del mio anagramma. Ok? Avrà quanti caratteri? Livello caratteri. Cioè a livello 0 non ho ancora niente. A livello 1 ho già il primo carattere, a livello 2 avrò già i primi due caratteri e così via. Livello è chiaramente il livello della ricorsione e rimanenti sono i caratteri ancora da sistemare che sarà una stringa lunga quanto è la stringa totale meno il livello. Quindi se questa funzione ricorsiva data, cosa fa questa funzione? Proviamo a descriverlo. Il suo compito qual è? Data una soluzione parziale, stampa tutti gli anagrammi che iniziano in quel modo.
Cioè, se ti ho dato la soluzione parziale che inizia con A, mi stamperai tutti gli anagrammi possibili in cui la prima lettera è fissa ad A. Questa definizione qua è l'analogo del passaggio che dicevamo prima, se tu mi sai calcolare il fattoriale di 8. Alla fine l'importante è che tu me lo calcoli, che poi tu per calcolarlo a tua volta ti avvalga di altri sottoschiavi, non mi interessa. Mi interessa che alla fine tu lo faccia. Okay? Quindi questa funzione ricorsiva io la vedo, ho fatto casino col microfono, scusate. Questa funzione ricorsiva la vedo come una funzione che prende un sottoproblema e lo risolve tutto. Poi lei internamente, per risolverlo tutto, a sua volta delegherà. Ma questo lo vediamo nel codice. Quindi vuol dire che la mia funzione principale, anagramma, sapendo che esiste questa funzione che dice stampa tutti gli anagrammi che iniziano in quel modo, io potrò semplicemente chiamare anagramma ricorsiva partendo con una soluzione parziale che è vuota, livello 0, 0 mi rappresenta quanto è lunga in questo caso la soluzione parziale, quante chiamate ricorsive ho già fatto, nessuna, e S come lettere rimanenti. Dicendo, allora questo, se è vero questo che abbiamo scritto, data una soluzione parziale, una stringa vuota, stampa tutti gli anagrammi che iniziano in quel modo e che sono composti dalle lettere rimanenti. Lettere rimanenti, nel primo caso, sono tutte le lettere che mi sono state date come parola iniziale da anagrammare. Questo è l'avvio della ricorsione. Predispongo per partire, chiamare la funzione ricorsiva dicendo ok, livello 0, problema iniziale. Come vedete a questa funzione serve ovviamente la parola da anagrammare, ma servono anche un po' di altre informazioni, no? Per capire a che punto si trova. Adesso andiamo dentro la procedura ricorsiva. Allora, la procedura ricorsiva sarà sempre del tipo if, caso terminale, else, caso normale. Qual è il caso terminale? Il caso terminale è quello in cui ti so dire senza fare sforzo o col minimo sforzo quali sono tutti gli anagrammi che iniziano in un certo modo. E qual è, date ovviamente iniziano in modo parziale e contengono ancora delle stringhe, delle lettere rimanenti. Allora, qual è una combinazione, andando a vedere i parametri di questa funzione, che mi sa dire, guarda, io ce l'ho facilissima a dirti quali sono tutti gli anagrammi della stringa parziale che continuano con la stringa rimanenti. Beh, il caso più semplice in assoluto è quello in cui la stringa rimanenti sia vuota. Non rimane niente, quindi ho finito il lavoro. Quindi il caso terminale più terminale che non si può è se per caso la lunghezza della stringa rimanente è 0. Allora in questo caso la mia soluzione parziale è una soluzione totale. Non c'è più niente da aggiungerci. E quindi cosa deve fare la funzione? Stamparla. Ok, system out print line di parziale, che è anche totale.
Altrimenti, un po' più complicato, caso normale. Allora, nel caso normale dobbiamo provare a fare lo sforzo di non metterti, non pensare al caso iniziale con tutta la parola, ma a un caso intermedio, ok? Quindi pensiamo ad esempio che la mia parola era ABCD, quindi parziale sia, non so, AC. Quindi vorrà dire che il livello è uguale a 2. C'è scritto sopra. Avrà livello a caratteri, quindi la lunghezza della stringa parziale e il livello di profondità della ricorsione sono collegati. Qui facciamo attenzione, ripassiamolo solo 10 volte, scriviamolo, perché qui c'è sempre un problema, inizio da 0, inizio da 1, quindi la lunghezza della stringa è uguale a livello più 1, livello meno 1, inizio da livello 0, inizio da livello 1, è facilissimo confondersi, sbagliare, no? Per quello uno se lo scrive e poi segue le istruzioni che si è dato. E poi avrò le rimanenti, che sarà una stringa, ad esempio, fatta da B e D. E cosa dovrò fare in questo caso? Dovrò costruire, in questo caso specifico, due soluzioni parziali, due sottoproblemi, uno dei quali aggiunge la lettera B alla soluzione parziale. La soluzione parziale c'è già, non la tocco più. Ci aggiungo un pezzo. Aggiungo, sono a livello 2, quindi devo aggiungere il terzo carattere, 0, 1, 2, con l'imposizione 3, nella terza posizione, con indice 2. Sono a livello 2, mi concentro sulla posizione 2, sul terzo carattere. I primi due caratteri non li guardo. I caratteri dal quarto in avanti, c'è solo lui poverino, dal quarto in avanti non li guardo. Guardo solamente il terzo carattere, perché sono a livello 2. E il terzo carattere può essere, tra le scelte che mi offrono, o una B o una D. Allora proverò a metterci la B, proverò a metterci la D. Ok? E per ciascuna prova poi delegherò una chiamata ricorsiva al livello successivo di andare a mettere a posto il resto dell'anagramma. A livello 3 ci avrà la vita facile perché le lettere rimanenti saranno una sola. Però pazienza, ognuno si occupa del proprio livello. Quindi questo vuol dire che io dovrò decomporre questo problema in tanti sottoproblemi quante sono le lettere rimanenti. No? Allora, prendiamo la pos uguale 0, pos minore di rimanenti.length, pos più più. Qui sto creando i sottoproblemi e ho deciso che mi serve un sottoproblema per ogni lettera della stringa rimanenti. Mi faccio il for per iterare su queste lettere. E in ciascuno di questi, di queste iterazioni di questo ciclo for, dovrò costruire, definire il sottoproblema che chiederò di risolvere alla mia chiamata successiva. Quindi alla fine dovrò chiamare di nuovo la mia procedura anagramma con tre parametri. Il primo parametro sarà la soluzione parziale a cui arrivo in questo sottoproblema. E cos'è la soluzione parziale a cui arrivo? Sarà la soluzione parziale che avevo a cui aggiungo una lettera. Rimanenti di pos.
No, non si fa così in Java, si fa charat. Ok? Quindi prendo la soluzione parziale a C e ci aggiungo, la prima volta ci aggiungo B. La prima volta che itero in questo for. La seconda volta ci aggiungerò D. Queste sono i valori che andranno a finire come parametro parziale delle chiamate successive a livello successivo. Poi, secondo parametro è il livello. Vabbè, facile. Il livello della chiamata successiva sarà uno in più del livello che, a cui sono io. Tu hai aggiunto una lettera, quindi siamo andati giù di un livello. Un pochino più rognoso è la costruzione invece dei nuovi rimanenti. Cosa ti devo passare come stringa rimanenti? Beh, la stringa che avevo io come rimanenti, a cui però ho tolto il carattere in posizione POS. Quindi devo prendere alla fine due, la sottostringa dall'inizio fino lì, più la sottostringa dal carattere successivo fino in fondo. Quindi sarà rimanenti, punto. Cioè metto il substring che gli dice restituisce una stringa che è una sottostringa della stringa data, che inizia allo specifico indice di inizio, begin index, primo parametro, e si estende fino al carattere end index meno 1. Quindi io devo prendere tutti i caratteri prima di quello in posizione POS, quindi dall'inizio della stringa fino a quello in posizione POS escluso. Ok? È già così, perché il carattere in posizione finale, ad esempio 1, 5, dove 5 è il quinto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, lo lascia già fuori. Quindi l'ultimo è fino al carattere index meno 1, POS meno 1 nel mio caso, più tutti i caratteri dalla posizione POS più 1 in fondo. Sempre substring, POS più 1, se ometto il secondo parametro lui va comunque fino alla fine della stringa. Questo è, spero di, che sia giusto, ma ce ne accorgiamo subito. Se avessi scelto una lista anziché una stringa come struttura dati, avrei potuto fare un remove per cancellare quell'elemento nella posizione POS. Forse avrei avuto la vita più semplice o il codice leggermente più chiaro. Ma abbiamo deciso di usare stringhe e andiamo avanti così. E basta, è finito. Vediamo se è vero. Nel main proviamo a chiamare anagramma di ABCD. Perché si arrabbia qua? Ah, perché c'è un metodo non statico, lo devo creare, sì, scusate. Questo si chiama anagrammi. Quale new.anagrammi. End.anagramma di ABCD. Perché non posso chiamare un metodo normale da un metodo statico. Devo avere l'istanza su cui chiamarlo. Ok, facciamo run. Guarda di qua. Abbiamo quelli che dovrebbero essere tutte le permutazioni delle lettere ABCD. E K
credo che siano, vabbè, 4 fattoriali, no? Cosa sono? 24? Proviamo ad andare passo passo a vedere cosa succede, okay, per capirlo un po' bene. Allora, io quando faccio queste cose arrivo a questo punto e mi chiedo sempre, sì, ma dove l'ho fatto l'anagramma, che non ho fatto niente qua? E sembra sempre che alla fine scrivi il codice, ma il punto in cui effettivamente davvero fai questo scambio di lettere non ci sia. Perché non c'è un punto solo, no? Tanti piccoli passi. Allora, proviamo ad andare avanti in modalità debug, così ci rendiamo conto di che cosa succede. Allora, mettiamo un bel breakpoint qua e entriamo in debug. Ok, allora siamo dentro la procedura anagramma a cui mi è stata passata la stringa S ABCD. Questa, diciamo, il lavoro vero lo fa la procedura ricorsiva. Quella davanti è semplicemente un'interfaccia pubblica che ti permette di preparare i dati che servono alla procedura ricorsiva per lavorare. Quasi sempre dovremmo fare così, perché la procedura ricorsiva avrà sempre bisogno di qualche strutturina dati di appoggio, che è giusto che il chiamante esterno non conosca, non abbia bisogno, no, anzi non debba conoscere, perché poi magari te la prepara sbagliato. No? E quindi ora ho le istruzioni in cui costruisco le precondizioni per avviare la ricorsione, quindi mi costruisco la soluzione parziale vuota, mi costruisco il livello 0, mi costruisco le informazioni accessorie, in questo caso le lettere rimanenti che servono. E avvio la ricorsione. Chiamando questa procedura sto avviando la ricorsione, quindi il tasto per entrare dentro una chiamata è F5, questo tastino qua, entro dentro il codice. Allora qua a sinistra, non so quanta familiarità abbiate col debugger, purtroppo non si riesce a ingrandire facilmente qua, a differenza del testo, qui abbiamo la cosiddetta pila delle chiamate, il call stack. Noi adesso siamo dentro il metodo anagramma ricorsiva che è stato chiamato da anagramma, che è stato chiamato da main. Sulla destra vedo le variabili che sono visibili in questo contesto, cioè dentro questa funzione. Io posso spostarmi, se clicco qua, mi fa vedere dove sono fermo all'interno della chiamata precedente e quali sono le variabili visibili nell'ambito della chiamata precedente. Sono ancora al main, mi fa vedere le variabili a cui ho accesso al main e così via. Ok? Quindi qua sono dentro il corpo della chiamata ricorsiva con parziale uguale stringa vuota, livello uguale 0, rimanente uguale a BCD. Questi sono i valori che vede questa funzione. Rimanenti.length è uguale a 0? No. Ah, che scura, qua è andato dentro length. Rimanenti.length è uguale a 0? No. E allora posso andare al codice successivo, non sono nel caso terminale, non ho stampato nulla nella console. Adesso lui si sta chiedendo, guarda, io devo iterare su rimanenti.length che è 4. E per ciascuna di queste 4 iterazioni, per valori di post diversi, richiamerò una procedura ricorsiva. Quindi richiamo la procedura anagramma ricorsiva con questi parametri. Adesso forse per vedere meglio cosa faceva, cosa succedeva in debug, avremmo magari potuto preparare su righe di codice diverso i due parametri della funzione anziché scriverli qua. No? Così passo passo avremmo visto che l'abbiamo calcolato. Ma lo vediamo subito entrando dentro la chiamata. Cosa sta? Dove siamo? Ho capito, sta. Sì, non ho avuto una buona idea. Fatemi stoppare. Rifacciamolo
perché stavo entrando dentro il codice della length, della charAt, della substring, e invece a me interessa entrare solamente dentro il codice di anagramma ricorsiva. Quindi diciamo così, string nuova parziale uguale e poi string nuova rimanenti uguale sta roba qua. Ok, rientro, riavvio il debug. Quindi entro dentro la procedura chiamata ricorsiva. Poi uso F5 per entrare dentro la funzione che sto chiamando, F6 per eseguirla senza entrarci dentro. Quindi normalmente premerò sempre F6 perché non mi interessa entrare dentro length, dentro substring, eccetera. Ma invece mi interessa entrare dentro la chiamata ricorsiva. Quindi qua siamo al punto di prima, abbiamo nuova parziale, nuova rimanenti, che sono qua, nuova parziale è A, nuova rimanenti è BCD. Abbiamo splittato la stringa nel primo carattere e tutti gli altri. Adesso c'è la procedura anagramma ricorsiva, in cui entro dentro, e mi ritrovo all'inizio della funzione stessa. Ma non della funzione stessa, bensì di una sua copia. Guardate la chiamata, la pila delle chiamate qua, il call stack, adesso di anagramma ricorsiva ce ne sono due. Una, quella in cui mi trovo adesso, a livello 1, non più 0. Ma sotto avevo la chiamata precedente a livello 0. Che è rimasta sospesa qui, alla riga 32. Ho chiamato una funzione. Qual è questa funzione? Questa qui, casualmente è la stessa, ma quasi quasi Java non se ne accorge che sia la stessa. Per lui è una funzione. Questa funzione riceve dei parametri, parziale A, livello 1, rimanenti BCD. Vabbè, allora fa quel che deve fare, vado avanti, avrà un ciclo for su una stringa rimanenti che ha tre caratteri, BCD, il primo carattere, la prima iterazione di questo ciclo for, posizione uguale 0, mi crea una nuova parziale uguale a b, ab, perché? Perché a era il valore della parziale di prima e b è il valore di rimanenti di 0, la posizione 0 di rimanenti. Così come la nuova rimanenti sarà cd in cui ho cancellato la b. E una volta che ho questa roba, cosa faccio? Chiamo la procedura anagramma ricorsiva. Dicendo, per favore, mi fai gli anagrammi che iniziano con AB e come lettere rimanenti hanno C e D? Va bene. Lei arriva, terza chiamata alla stessa procedura. Capite perché si chiama pila delle chiamate? Perché si impilano una sull'altra. Ricomincio, però questa volta è una stessa procedura ma che riceve parametri diversi, quindi fa un lavoro diverso. Come parametro riceve una parziale AB, sa che è a livello 2, rimanenti CD. La precedente era a livello 1, vedevate che sappiamo che avevamo una parziale di una lettera e rimanenti di 3. Siamo scesi di un livello, i rimanenti sono CD, i rimanenti alla fine è il problema da risolvere, no? La parte di problema che dobbiamo risolvere. E ad ogni livello il problema è un pochino più piccolo. E la soluzione che ho già da parte è un pochino più grande. Anche qua non sono ancora nel caso terminale, posso iniziare a analizzare le lettere della parte rimanenti, quindi proverò con la prima lettera dei rimanenti che era una C e quindi genererò una nuova soluzione parziale A, B, C e mi rimane solamente la D da parte. Chiamata ricorsiva, sono a livello 3, ABC soluzione parziale, D lettere rimanenti.
Sono nel caso terminale? No, perché ho ancora delle rimanenze. Vado avanti, allora. Questo ciclo for questa volta itererà una volta sola, perché i rimanenti ha una lettera sola. Questa unica volta in cui itera mi va a costruire una nuova parziale che è ABCD, che sarà già la prima soluzione completa, ma non lo so ancora in questo momento, e come rimanenti non ce n'è più nulla, stringa vuota. A questo punto faccio l'ulteriore chiamata ricorsiva e sono a livello 4, vedete che ho 5 chiamate ricorsive, 0, 1, 2, 3, 4. Quella a livello 4 vuol dire che la soluzione parziale ha già 4 lettere, di rimanenti non c'è nulla e quindi questo if questa volta mi farà entrare dentro. In cui l'unica cosa che fa questo poverino è stampare a video la soluzione parziale, che adesso la possiamo anche chiamare soluzione totale, soluzione completa. E mi stampa ABCD. Ovviamente questo else non viene fatto e qua sono pronto ad uscire da questa quinta chiamata ricorsiva. Ma qui non ho finito il lavoro, eh? Ho finito il lavoro di questa chiamata ricorsiva. Se vado su quella precedente, vado a vedere dove, tornerò qua con un ciclo for dove posizione vale 0, la lunghezza dei rimanenti era 1, quindi in realtà avrò già esaurito la prima e unica iterazione di questo ciclo for, quindi mi aspetto di uscire rapidamente anche dal livello 3. Ma al livello 2, sono sempre fermo qua, dove livello 2 la posizione dell'indice del ciclo for è 0, ma avevo delle rimanenti che erano 2. Quindi qua a livello 2 dovrò fare ancora una seconda iterazione. Cioè siamo in attesa, abbiamo tutti questi cicli for che sono fermi tutti sulla posizione pos uguale 0. Sono tanti pos diversi ovviamente, ogni funzione ha la sua pos, la sua posizione, sa, ha il suo ciclo for fermo in un certo punto. E poi come i contachilometri della macchina, no? Tu hai la rotella dei chilometri o delle centinaia di metri che gira più veloce e quando questa finisce fa fare uno scatto alla rotella alla sua sinistra. E queste rotelle sono queste varie chiamate ricorsive, ciascuna delle quali deve iterare su un certo numero di elementi, ma può passare al successivo solamente quando tutte le rotelle successive, alla sua destra o le procedure ai livelli più bassi, hanno finito il loro lavoro. Allora, vediamo cosa succede. Seguiamolo passo passo. Qui siamo a livello 5, abbiamo stampato ABCD e usciamo. Siamo tornati al livello 4, vedete che è scomparsa, ho fatto una return, quindi è scomparsa la quinta livello di chiamata ricorsiva, siamo di nuovo a livello 3. A livello 3 rimanenti era solamente la D, e quindi questo for, quando incrementa il pos, uscirà. Esce perché pos era 0, il limite doveva essere minore di 1, quando faccio pos più, esco dal ciclo. E quindi posso uscire anche dal livello 3. Mi ritrovo nel livello 2, dove dovevo fare due iterazioni, pos uguale 0, pos uguale 1, quella con pos uguale 0 l'ho appena finita, ma entro a questo punto, se vado avanti, nella seconda iterazione, pos uguale 1. E la seconda iterazione cosa faccio? Creo un'altra alternativa di parziale di rimanenti. La nuova parziale questa volta è AB, allora era AB prima e ci avevo aggiunto una C. Adesso AB e ci aggiungerò una D. Infatti la nuova parziale è ABD. E la nuova rimanenza è C. Prima ci ho messo la C, ho lasciato da parte la D, adesso faccio il contrario. Ed entro in una chiamata ricorsiva, che non è ancora il caso terminale, dovrò fare una iterazione in cui aggiungo anche la poveretta D in fondo,
scusate, la povertà C in fondo. Questa nuova parziale sarà AB di C, e poi quando faccio l'ultima chiamata ricorsiva mi accorgo che è un caso terminale e stamperò anche AB di C. Poi non ho altro da fare qui perché era un caso terminale, non ho altro da fare qui livello 3 perché avevo un'iterazione solo da fare e quindi ho finito l'iterazione da fare nel ciclo for. Torno al livello 2, avevo due iterazioni da fare, le ho fatte tutte e due. Quindi ho finito. Ho finito di stampare tutti gli anagrammi che iniziano con AB, che è il compito di questa funzione a livello 2. E sono qua, di sotto. E quindi questa funzione ha finito. Questo ciclo for non ha altre iterazioni da fare, posso terminare. E torno al livello 1. Quindi il livello 1 doveva generare 3 sottoproblemi, perché i rimanenti erano 3, ne ha generato 1, quello che inizia con B. Adesso, sempre a livello 1, dovrà generare un secondo sottoproblema, quello che inizia con C. E infatti se vado avanti, il ciclo for mi darà posizione uguale 1 e mi costruisce una nuova parziale che è AC. Non più AB. E da qua si ripete tutto quello che abbiamo fatto prima, però questa volta con AC iniziali e BD rimanenti. Io non lo faccio di nuovo tutto passo passo, salto sopra questa chiamata e vedete che sotto mi ha stampato altri due anagrammi. Dov'è che si alza? BD e DB. E poi lo posso fare una terza volta, mi genererà il terzo sottoproblema del livello 1, che è quello in cui aggiungo nuova parziale, aggiungo la D. A, D. Livello 1, sto lavorando sulla seconda lettera. La prima lettera non l'ho toccata perché il livello 1 non è di mia competenza. E qui anche se eseguo questa funzione senza andare passo passo, quindi diciamo così, seguendola completamente, mi aggiunge queste altre due anagrammi che iniziano con AD. E questo completa la vita della funzione di livello 1. E quindi, se andassi ancora avanti, mi accorgerei che da questo ciclo for sono uscito, dovevo fare 3 iterazioni, le ho fatte, ciascuna di queste 3 iterazioni ricorsivamente ha generato 2 soluzioni nuove, e ho finito, ne ho generate 6. Dal punto di vista di chi mi ha chiamato, ho finito il mio lavoro, mi hanno detto fammi tutti gli anagrammi che iniziano con A, ce n'erano 6, ne ho fatti 6. Ho finito il mio lavoro, ritorno, dove? Al livello 0, il quale è livello 0 però non ha finito il suo lavoro. No? Il suo lavoro era quello di provare 4 lettere iniziali, A, prima A, poi B, poi C, poi D. Ha provato A. Adesso, seconda iterazione, proverà come parziale, nuova parziale, tutte le parole che iniziano con B. Se io faccio andare avanti questa chiamata ricorsiva senza entrarci dentro, mi stamperà altre 6 anagrammi. Allora, questo è quello che cercavo di dire prima. Abbiamo tante chiamate ricorsive attive contemporaneamente. Ognuno si sta occupando di un livello. Ognuno ha una copia della soluzione parziale, una copia della rimanenza, una copia del livello, una copia del POS, dell'indice del ciclo che sta generando, creando i sottoproblemi. Non abbiamo tanta speranza di riuscire, adesso l'abbiamo fatto passo passo su un problema semplicissimo, ma di riuscire a tenere a mente tutto ciò che sta succedendo. Cioè se sono a livello 17, ricordarmi a che punto ero arrivato nel livello 3 mentalmente, non ce la faccio. Ma non è un compito mio. Il call stack si ricorda benissimo
tutte le varie funzioni di corsive, quali sono i valori delle loro variabili e a che punto è arrivato il codice. Io per riuscire a dipanare questa matassa, a capirci qualcosa, mi devo concentrare su un solo livello. Okay? Sapendo che poi, avendo più o meno capito, tutto il meccanismo come funziona, che genera un'enormità di chiamate. Ma ognuna fa il suo piccolo pezzettino di lavoro. La ricorsione non è il metodo più semplice per affrontare i problemi, ma alla fine è un metodo estremamente compatto. Cioè abbiamo scritto 5 righe di codice alla fine oggi. Da mal di testa, ma sono sempre 5 righe di codice. Quindi riusciremo ad affrontare problemi anche più complessi e mercoledì ci divertiremo con un altro paio di esercizi, se di divertirsi si può parlare, però sempre con questo schema, con questo modo di pensare. Per oggi vi saluto, ci vediamo mercoledì.